Salve a tutti. Allora, è un piacere rincontrarvi. Ricordo ancora quando siete venuti a Narni e ci avete fatto l'onore di visitare la nostra città. E ricordo la visita in comune, per esempio, con il sindaco e quanto sia stato bello condividere con voi questa esperienza. Ecco, diciamo che è molto interessante per me rincontrarvi e spero di poter condividere con voi questa esperienza. Fondamentalmente, volevo iniziare a parlare, ringraziando il presidente Raffaele Di Loreto, che sempre è stato una colonna e che tra Narni e l'Abruzzo ha fatto crescere queste comunità. Ricordo ancora che tanti ancora nelle nostre zone lo ricordo come capo scout che gli faceva fare delle bellissime esperienze nei dintorni della nostra città all'aria aperta. E ancora ricordo per esempio Vitulio piuttosto che Massimo Rossi e tutti gli amici narnesi che me ne parlano benissimo di quando appunto con gli scout facevano tutte quanti queste escursioni nel nostro territorio. Purtroppo ora non è possibile, ma vedrete, speriamo nel prossimo futuro. Ho visto anche che per esempio stamattina abbiamo fatto una bella chiacchierata vedendo gli escursionisti del gruppo dei Borghi che fanno tante bellissime cose e qui da noi adesso ci stiamo attrezzando proprio per fare queste iniziative di accoglienza e di percorsi in mezzo alla natura. Quindi magari passato questo periodo di chiusura in casa, speriamo di poter tranquillamente ripartire, diciamo, e magari ospitarvi di nuovo andando per boschi e facendovi scoprire dalle gole del Nera al centro d'Italia a tantissimi altri percorsi francescani che in questo periodo stanno crescendo e che sono stati perfettamente segnalati dal CAI nel nostro territorio. Ecco. Volevo iniziare parlando poi di progetti anche internazionali, perché il bello di queste dirette è che si possono condividere anche esperienze che magari normalmente non sono possibili condividere con altri. Ad esempio, io ho tanto piacere di ricordare degli amici di Lanciano e in particolare Rita Amoroso del Liceo Marconi. Lei ha fatto tantissime esperienze con noi e magari vi lascio questo link perché sulla chat in modo tale che potrete anche in qualche modo dialogare con noi in questa nostra carrellata di eventi. Per esempio, spero che lo vediate. La scuola di Lanciano è stata una delle prime a partecipare ai progetti AIERN. Qui vedete il link in basso. Che cosa facciamo? Che cos'è AIERN, tanto per cominciare? AIERN è un progetto mondiale condiviso che coinvolge tantissime persone. Solo per darvi qualche numero, ci sono 140 nazioni che partecipano in 30 lingue differenti, 50.000 professori iscritti e che guidano più di 2 milioni di giovani. Sentite quei numeri? Quindi sono numeri che ci fanno tremare un po' i polsi. E io dal 2002 sono il responsabile nazionale di questo progetto per l'Italia. Quindi dal 2002 faccio insieme a tanti ragazzi italiani, in questo caso per esempio la scuola di Lanciano, ha fatto tantissime belle esperienze. E come potete vedere anche dal sito che vi ho segnalato, ci sono delle esperienze che hanno fatto con ragazzi di tutto il mondo, perché la professoressa Rita in pratica insegna inglese e ha coinvolto questi ragazzi in tante iniziative. È stata una delle prime che mi ha seguito nei progetti Think Quest, che era un progetto avveniristico e addirittura iniziato il secolo scorso. Nel 1990 all'incirca avevamo cominciato, e poi dal 96 in poi è diventato veramente molto operativo. Rita, per esempio, insieme alle sue scuole hanno cominciato a fare dei progetti
condivisi con altri ragazzi del mondo, utilizzando la lingua inglese, utilizzando internet. E che cosa hanno fatto loro, per esempio? Hanno cominciato a dialogare con ragazzi di tutto il mondo. Hanno cominciato nel 2012-2013 con il progetto Pen Friends, che in pratica, amici di penna, era un po' come si faceva tanti anni fa, che si scriveva delle lettere, di solito in lingua inglese, proprio per imparare l'inglese, però c'erano i tempi tecnici di spedire le lettere, riceverle. Invece adesso, grazie alla posta elettronica e alla nostra rete mondiale AIRN, c'è la possibilità di dialogare e scambiare informazioni con tutto il mondo, per esempio parlando di ricette di cucina, parlando anche del nostro territorio, scoprendo per esempio amici in Giappone piuttosto che in Africa, piuttosto che negli Stati Uniti. Quindi vedete che queste possibilità diventano un'occasione per fare tante cose. Nel 2012 e 2013 poi abbiamo fatto per esempio un progetto che era le lenzuola della pace, cioè fare insieme a ragazzi di altre nazioni un lenzuolo colorato, 3,5 metri per 1,5 metri d'altezza, quindi un bel lenzuolo, fatto in gruppo, metà da italiani e metà da ragazzi di altre nazioni. In questo caso per esempio l'abbiamo fatto con i ragazzi giapponesi e alla fine il nostro murales è volato in Giappone, è stato visto in tutti, nelle scuole giapponesi che aderivano a quel progetto. La stessa cosa l'abbiamo fatta nello stesso periodo a Narni, per esempio. Abbiamo fatto una bella mostra all'interno della chiesa di San Francesco, che è quella chiesa che anche voi avete visto quando siamo venuti. Non so se ve ne ricordate, adesso magari nella chat vedo se qualcuno comincia cominciano a scrivere e a mettere qualche informazione ulteriore e speriamo che ci sia sempre più gente che in pratica partecipi a queste iniziative. Io diciamo che partendo da questo, da questi progetti internazionali che sono più di 20 anni che facciamo, no? Ho cercato anche di coinvolgere altre realtà. Per esempio, abbiamo provato a fare dei progetti internazionali, no? Che appunto, addirittura c'è stato un progetto Matematica e la tua vita, con dei ragazzi dello zoo del Bronx. Quindi tutte queste cose che vi sto dicendo le ritrovate anche con calma dopo dal link che vi ho messo, per esempio, e scoprirete che hanno fatto tantissimi progetti questi ragazzi, con tante classi successive, con tanti studenti che da casa hanno scambiato informazioni con tutto il mondo, come dicevamo, da grandi lenzuola a progetti di ricerca scientifica, ai nonni a scuola, ai professori e ai nipoti. Poi abbiamo avuto anche il piacere di incontrarci noi con la professoressa anche a Roma con un progetto che si chiama Global Junior Challenger, che è un progetto che in pratica io ho avuto l'onore di far partire insieme a diciamo, è stato un progetto che è partito con l'ex ministro De Mauro, vi ricordate, che appunto ha sposato questa causa tanti anni fa e ha fatto crescere la comunità AIRN all'interno di queste strutture. E quindi abbiamo avuto tantissime opportunità per fare questi contatti internazionali. Parlando di qualche cosa che forse vi interessa più nello specifico, vi vorrei parlare anche di Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio è legato molto con il nostro territorio e in pratica, non so se tanti di voi sanno, che per esempio D'Annunzio è stato molto amico del nostro ammiraglio Giulio Valli. Questo è un altro bell'argomento che adesso vi do il link e poi magari con calma voi lo potete andare a ritrovare sulle nostre pagine. No? Allora, vi mando il link sulla chat in modo che potete seguirlo. Diciamo che D'Annunzio era addirittura il luogotenente, in pratica lui era sotto il comando del nostro ammiraglio Valli.
Il nostro ammiraglio Giulio Valli in quel periodo era giovane, ancora era un capitano, diciamo, alle prime esperienze, e fondamentalmente era a capo delle forze di cielo e di mare. Lui era un marinaio, chiaramente, però fonda per primo i servizi delle portaerei, per capirci, cioè l'aviazione di marina in pratica. E quando D'Annunzio doveva fare una delle sue azioni, per esempio il volo su Vienna, piuttosto che andare a Pola a buttare volantini e fare le azioni grandiose che lui ha fatto, doveva chiedere il permesso a Giulio Valli, che era il responsabile in quel periodo di tutta la zona aerea durante la guerra del 15-18, era il responsabile, diciamo, delle strutture di difesa di Venezia, che era strategica per la guerra del 15-18. Tutte queste informazioni le trovate nel dettaglio nel link che vi ho messo. Però è carino riscoprire, per esempio, che questi nostri eroi, Gabriele D'Annunzio e l'ammiraglio Valli, che a quel tempo comandava, diciamo, era il capo dell'aviazione marittima dell'Alto Adriatico, e lo troviamo citato più volte nei Tarquini di D'Annunzio nel 1917, dove appunto D'Annunzio ricorda i propri giorni trascorsi insieme al suo pilota, perché D'Annunzio non portava l'aereo, aveva sempre un pilota, e il suo fedele pilota si chiamava Miraglia, pensate questa cosa. E quando Miraglia in un'azione di guerra scomparve, il 26 settembre del 1917, D'Annunzio incontra il comandante Giulio Valli durante questa veglia, e gli dice, in pratica, gli confida il suo disappunto per aver perso questo suo caro amico in combattimento. Verso mezzanotte arriva il comandante Giulio Valli, si siede accanto a me, mi parla del morto, cioè del pilota Miraglia, e racconta di lui che è un uomo fine, temprato, indulgente, forte, flessibile, tanto da far comprendere, qui c'è tutta una descrizione, eh? Poi dice, verso la mezzanotte il comandante Giulio Valli si siede accanto a me e continua a parlarmi di Giuseppe Miraglia. Quindi tutte queste descrizioni sono ben riportate nel carteggio tra D'Annunzio e Valli. No, tra le altre cose, la prossima volta che venite a Narni, magari vi farò visitare Villa Valli, che in realtà è un monumento poco conosciuto, che sta nel nostro territorio e che conserva tantissimi documenti manoscritti addirittura da D'Annunzio. Quindi, come per esempio le sue imprese con i MAS piuttosto che altre cose. E c'è tutta quanta una serie di ulteriori descrizioni che potrete leggere nel dettaglio. Tra l'altro sono bellissimi i primi idrovolanti, che in pratica le prime portaerei erano fatte con delle navi che in pratica avevano degli argani che portavano a bordo gli idrovolanti. Per esempio c'è una bella foto che, peccato adesso non vi posso far vedere, ma che potete vedere nel link che vi ho appena descritto. Diciamo che quindi di cose belle da riscoprire insieme ce ne sono tante. E quindi io spero che magari la volta prossima, quando venite, possiamo continuare questo nostro gemellaggio, magari scambiandoci ulteriori informazioni. Vedo che c'è anche Maria Iezzi, che saluto con tanto affetto, c'è un bellissimo ricordo di tutti voi, Teresita Iacovella, Rita Petrucci. Ricordo quando siamo stati insieme qui a girellare per Narni. Purtroppo c'è stato poco tempo, ma speriamo che quando è finito questo periodo si possa continuare a rimanere in contatto. Ecco, quindi diciamo che vedete che tante cose ci uniscono. Questa di D'Annunzio, per esempio, è una bellissima esperienza. D'Annunzio, tra l'altro, ha scritto una bellissima poesia su Narni che tutti conoscono, Narni, qual dorme in santo giovinale l'urna del senatore Pietro Cesi, tal dormi tu sui masti tuoi scoscesi, davanti al tuo palagio comunale.
E qui diciamo che la poesia è molto bella e magari vi invito ad andarla a cercare. Se volete, vi posso dare anche il link alla fine di questa nostra chiacchierata. Ma ci sono tantissime cose, come dicevo, che ci legano. Tra le cose che ci legano, un'altra è l'ingegner Martinori. L'ingegner Martinori, lui è stato, voi pensate che. È un personaggio interessantissimo e pensate che lui addirittura ha voluto la sua tomba sul Gran Sasso. Pensate che cosa strana. Martinori è un personaggio molto interessante che sicuramente Raffaele conoscerà bene perché a Narni c'è Villa Martinori, che è una stranissima costruzione fatta a Narni, pensate su un vecchio convento francescano che poi, dopo l'unità d'Italia, è stato trasformato in un minareto. Pensate che cosa strana, anche questa sarebbe una bellissima cosa da visitare con calma quando venite. Tra l'altro, è una struttura bellissima, abbandonata, e questo è un peccato, ma sarebbe da valorizzare. Edoardo Martinori vive tra il 1854 e il 1935. È stato un alpinista, viaggiatore, di base era un ingegnere che però ha avuto tantissime esperienze positive e addirittura ha fondato il CAI, il Club Alpino Italiano, e ha fatto tantissime escursioni, è stato uno dei primi insieme a Sella a fare le prime, a tracciare le vie per le scalate, del Gran Sasso, per esempio. Era un innamorato dell'Abruzzo e quindi percorreva a piedi tutti quanti i sentieri, un po' come fanno i borghisti, e nello specifico trova tantissime cose interessanti che poi verranno descritte nei suoi libri. Sapete che Martinori ha scritto tantissimi libri anche di numismatica, è stato uno dei primi a fare libri di numismatica. E ha fatto tantissime escursioni, addirittura è uno dei fondatori del CAI, del Club Alpino Italiano. E queste sono tutte cose che trovate appunto nel link che vi posso mettere, diciamo, ecco, ve lo metto nella chat così ve ne resta traccia e potete rivedere con calma, e vedere appunto addirittura la stranezza che ancora oggi diciamo ti racconta della sua storia, è che volle la sua tomba proprio sul Gran Sasso e la cosa strana è che se la fece fare a forma di piramide, quindi se voi adesso fate il percorso del Gran Sasso che parte da Rifugio Garibaldi troverete a mezza via una piramide in pietra perché diciamo che Martinori era figlio di marmorari che avevano fatto a Roma tutte le opere di San Pietro, i marmi che voi trovate nella chiesa di San Pietro e compagnia, in gran parte erano state fatte dalla famiglia Martinori. Quindi Martinori veniva da una famiglia agiata e appunto aveva fatto tutte queste esperienze che poi lo portarono addirittura girò il mondo nel 1000. A metà dell'Ottocento, dal 1870 in poi, girò mezzo mondo. Addirittura fu il primo ad andare in Lapponia e riportò i primi sci in Italia. Cioè, il CAI conserva ancora i primi sci che vennero in Italia, importati da Martinori in Lapponia. Fece parte anche dell'Istituto Geografico Italiano, fece parte della sezione della numismatica, è un personaggio importantissimo. Purtroppo ebbe un incidente che però fu anche la nostra fortuna, perché da un incidente che ebbe e lo fece paralizzare in pratica, noi avemmo la fortuna che Martinori comprò questa villa a Narni e era diventata la sua residenza estiva. E quindi lui Narni lo ama particolarmente, addirittura scrive la prima cronistoria del Martinori, cioè dall'anno zero adesso noi abbiamo un libro che si chiama La cronistoria di Narni, fatta dal Martinori, che descrive tutta la storia con tutte le vicende anno per anno, a partire addirittura dalla prima di Cristo,
fino ad arrivare all'anno in cui lui viveva. Quindi in pratica si ferma al 1920-1930 addirittura. Quindi c'è tutta una storia che può essere consultata anche in biblioteche e compagnia che ci permette di rivedere tutte queste informazioni che vi sto un po' velocemente raccontando. Vedo che Maria Iez dice: "Non vedo pattuglie." Stamattina ho avuto il piacere di seguire le sue lezioni e sinceramente mi sono piaciute tantissimo, come molto mi è piaciuta anche la diretta sulle piante officinali. Quindi vedo che il gruppo Borghi d'Abruzzo sta facendo anche operazioni culturali di alto profilo e quindi speriamo che questo nostro primo contatto possa essere seguito da altri incontri che potranno essere molto interessanti anche da un punto di vista culturale. Ecco, un'altra cosa che mi faceva piacere è parlarvi del mondo di Narnia. Narnia, sapete che Narnia è anche una storia fantastica, conosciuta in tutto il mondo, e noi abbiamo la fortuna di vivere proprio a Narnia, perché il nostro paese anticamente era chiamato Narnia, e Le Cronache di Narnia è una serie di sette film che partono da sette libri, no? Che in pratica hanno avuto un successo mondiale. Voi pensate che sono più conosciuti della Bibbia, addirittura. Sono stati scritti, mi sembra che recentemente sono riusciti ad arrivare a quasi 200 milioni di libri venduti. Quindi è una cosa a livello mondiale addirittura, e tutti conoscono Narnia come un paese fantastico in cui ci si entra da un'armadia. Io adesso vi clicco un attimo su questa storia, vi lascio ancora un altro link, che è il link di narnia.it, che è il sito che curo ormai da quasi 20 anni, e che in pratica vi racconta tutte queste storie. Vi racconta le storie, se voi ci entrate dentro, di Lewis, di tutte le del mondo fantastico di Narnia, di quello che appunto sono queste favole. Anzi, vi invito a leggere proprio i libri di Lewis che parlano di tutte queste storie, e partendo proprio dalla Narnia fantastica descritta dai sette libri di Lewis. Quindi c'è una Narnia bellissima, e lo scrittore Lewis, magari vale la pena conoscerlo un attimo, e queste informazioni le trovate facilmente partendo dal sito che vi ho appena descritto, narnia.it, che in pratica nella home page, nella pagina di partenza, descrive appunto i link e i collegamenti a questo scrittore importantissimo, conosciuto in tutto il mondo, che appunto, vedo Maria Iezzi che dice: "Poi ce lo vediamo con calma." In effetti, ecco, vi sto mettendo tanti stimoli tutti insieme, che speriamo di approfondire magari in altri momenti più di dettaglio. Lewis addirittura conquista la copertina del Times. Diciamo che copiano Lewis sia Tolkien che la Rowling, con romanzi famosissimi come Il Signore degli Anelli. E la Rowling dice addirittura che il suo Harry Potter nasce dall'aver letto The Chronicle of Narnia, perché in inglese si dice proprio così, i libri sono chiamati The Chronicle of Narnia, e sono un insieme di sette libri che in pratica tutti gli inglesi, americani, tutti coloro che parlano la lingua inglese fondamentalmente ha letto quando era piccolo. E quindi questo, il successo di questi libri è che sono favole, ma sono favole descritte per i bambini che stavano facendo proprio la guerra, quella vera, la seconda guerra mondiale, no? Come noi, in questo periodo che è un po' di transizione, che ci mette anche paura perché dobbiamo stare a casa, che in realtà ci precluse la libertà di uscire e compagnia. Così i ragazzi, quando scrive Lewis questi libri, The Chronicle of Narnia, sono costretti, voi pensate, a lasciare padre e madre, perché vengono chiusi in quarantena e vengono mandati fuori da Londra, perché Londra in quel periodo veniva bombardata dai tedeschi, e c'è la famosa battaglia di Londra con tutti quanti l'aeroplano, ma anche i primi missili che conoscete, i V2, che venivano addirittura scagliati
dalla Germania e questi missili andavano a seminare la morte a Londra. E quindi i londinesi hanno abbandonato tutti i loro figli dai 5 ai 15 anni per mandarli in campagna, fuori da Londra, lontano da Londra, in modo tale che almeno una generazione dei giovani potesse salvarsi in qualche modo. E questa storia parla proprio di questo, The Chronicle of Narnia parla proprio di questo. Le cronache di Narnia sono diventate famose proprio perché sono state un simbolo della resistenza inglese contro il male supremo, che in quel momento erano le forze tedesche che volevano prendere il sopravvento su tutto il mondo occidentale. E quindi questa storia, per questo è così importante, non è solamente una favoletta che la Disney ha ripreso o che sono state riprese in vario modo da altri network, ma gli inglesi l'hanno vissuto sulla propria pelle e sono diventate anche un esempio di fede, perché addirittura sia i due papi hanno preso le lettere di Lewis. Vi racconto solo questo un po' velocemente, poi magari se ne può parlare più diffusamente, ma sia Papa Ratzinger che Papa Giovanni Paolo II hanno preso per le loro encicliche, per esempio, dei libri di Lewis, che era un professore di Oxford, fondamentalmente nella parte finale della sua vita va anche a insegnare a Cambridge, però era un uomo di una cultura incredibile, che sapeva benissimo parlare il latino, che mandava a memoria The Paradise Lost, Paradise Regained, quindi i libri fondamentali della filosofia inglese, che riusciva a dialogare con personaggi importantissimi sui massimi sistemi del mondo, che parlava di religione interculturale. Quindi un personaggio a tutto campo che varrebbe la pena di riscoprire non solo per le favole, ma anche per i suoi scritti. Per esempio, scrive The Four Loves, i quattro amori, che poi diventano anche parte dell'enciclica di Papa Ratzinger quando scrive i quattro amori. Eros, Filia, tutte queste. Questi libri che poi vengono ripresi dai massimi filosofi della nostra religione e no, del nostro tempo. Voi pensate che noi abbiamo questa immensa fortuna di avere questo nome, Narnia, che è come il paradiso terrestre. Quindi, se tu dici a un inglese Narnia, per lui Narnia è il paradiso terrestre. E quindi noi viviamo nel paradiso terrestre. Narnia era anche l'antico nome romano della nostra città, perché dal 299 prima di Cristo, fondamentalmente, la nostra città ha preso questo nome. Quindi vedete che ci sono tantissime cose interessanti che possiamo condividere e che io provo a condividere con voi e magari vi do lo stimolo per poter rivedere con calma anche queste cose. Vedo che Antonio Pattuglia è entrato nella nostra video in diretta. E lo ringrazio per la bella lezione che ci ha fatto questa mattina, questo incontro che ci ha fatto conoscere appunto tutti i percorsi. E come dicevo, tra i tanti percorsi che noi stiamo, la fortuna è che adesso a Narni si sono creati vari gruppi, Narni 360, Incontri Fortunati, l'Università della Terza Età, il gruppo Vivi Narni. Ci sono tante realtà che in qualche modo condividono esperienze e nello specifico stiamo facendo dei percorsi tracciati dal CAI in mezzo alla nostra verde Umbria e che partono dai fiumi, dai nostri boschi, dai nostri meravigliosi castelli che stanno intorno alla città di Narni, da Guadamello, Itieli. E c'è tantissimo da scoprire in questi posti. Addirittura abbiamo preparato una settimana, tipo il percorso, diciamo, che si fa, il cammino di Santiago di Compostela. Quindi voi potrete venire in Umbria e stare una settimana a fare percorsi tutti diversi, che possono spaziare da percorsi in mezzo alla natura, da percorsi culturali in mezzo alla storia dei nostri territori, da percorsi sulle tracce di San Francesco. Per esempio, c'è un bellissimo percorso che vi invito
dico nello specifico a Antonio Pattuglia, a fare sul percorso dei protomartiri francescani. Protomartiri francescani, che se non ci fosse stata questa contingenza del coronavirus, quest'anno sono 800 anni. 800 anni, vi ricordate quando siamo stati a San Francesco? Forse qualche cosa l'ho accennato. Cioè, le nostre opere più belle dentro la città di Narni, dalla Valle del Ghirlandaio all'Annunciazione di Belozzo Gozzoli, a tutte quante le altre opere che trovate al museo della nostra città, al museo della città di Narni, che tra l'altro qualcuno di voi già ha visto, ma che vi consiglio di venire a vedere perché abbiamo migliorato ancora le cose. Ci saranno anche degli eventi multimediali all'interno di questo museo. E queste, tutte queste grandi opere partono fondamentalmente dalla valorizzazione di questi protomartiri francescani. I protomartiri francescani della terra di Narnia poi sono importantissimi perché collegano, diciamo, la nostra terra e San Francesco d'Assisi col Sant'Antonio da Padova. Mi sembrerà una cosa strana, ma Sant'Antonio da Padova non sarebbe diventato Sant'Antonio da Padova se non ci fossero stati i cinque protomartiri della terra di Narnia, che erano di Narni e della diocesi di Narni, quindi dei paesi limitrofi come Stroncone, come San Gemini, come Aguzzo, come diciamo, e tutti questi personaggi, su volere di San Francesco d'Assisi, andarono a predicare il verbo della pace nel periodo in cui c'erano le crociate. Voi pensate, come se adesso noi se vogliamo andare a predicare la pace in mezzo alle guerre di religione dei musulmani. E questi fraticelli, e potete rileggere la loro storia anche sul sito narnia.it. Adesso però abbiamo anche un sito diverso. Segnalo anche un altro che è più specifico e che è molto più dedicato alla storia del territorio, che ha una connotazione anche più bella da un punto di vista grafico, perché questo l'hanno fatto dei ragazzi giovani per i cellulari, quindi hanno fatto proprio un bellissimo lavoro che può essere condiviso con voi. E che potete rivedere, vi do un altro link, si chiama narnia.umbria.it. Se voi entrate in questo sito, scoprirete tutti i personaggi narnesi. Io ho cercato di fare nel mio piccolo, insieme con il nostro gruppo di lavoro, questa volta siamo una ventina di giovani narnesi e meno giovani, io dico giovani dai 16 ai 92 anni, perché questo è il range dei nostri 40 soci di incontri fortunati, sentite l'assonanza anche con diciamo il mio nome fondamentalmente, perché ho avuto il piacere di far partire questo gruppo e loro hanno pensato di riprodurre le nostre ricerche storiche nel sito narnia.umbria.it, e qui troverete tantissime informazioni, come nello specifico, per esempio, se voi volete andare a ritrovare qualche cosa di particolare, come il complesso delle Grazie, piuttosto che luoghi importanti, ci sono bellissimi personaggi come Adelaide Bernardini Capuana, che è stata alla base del verismo, Edoardo Martinori, lo ritrovate anche qui con la Villa Martinori e il Minareto. Poi c'è tutta quanta una serie di personaggi che vi invito a guardare con calma, magari. Uno importantissimo è Federico Cesi, che è stato il primo scienziato italiano che ha fondato l'Accademia dei Lincei e che a Narni ha fatto la sua fortuna, perché se non avesse avuto lo zio che gli lasciava l'eredità a Sant'Angelo in Mazza, vicino a Taizzano, lui non ci avrebbe avuto i soldi per poter fondare l'Accademia dei Lincei. Voi pensate quanto è importante questo nostro territorio. Quindi, scavando insieme a questo gruppo di ricerca e andando a cercare nelle nostre biblioteche, abbiamo trovato tantissimo materiale che poi abbiamo sintetizzato e abbiamo riportato su questo sito internet che vi invito a vedere, perché se siete appassionati un po' di storia locale troverete tantissime cose che si intrecciano, da Erasmo da Narnia ai Padri Scolopi, c'è tantissimo materiale, alle Grazie, per esempio.
So bene che sono sicuro che voi conoscete tutte queste informazioni e anche fondamentalmente il nostro faro Raffaele Di Loredo, che fa da trade union tra la vostra esperienza e la nostra. Magari quando ritorna avremo occasione di vedere insieme tutti questi nuovi della sua gioventù, che poi sono diventati erano già belli prima, ma adesso con le ricerche che abbiamo fatto sono ancora più valorizzati da un punto di vista storico-culturale. Quindi abbiamo tantissime cose che magari prima non si conoscevano, che invece adesso diventate la portata di tutti. Di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Qui mi ero fatto una serie, poi come sempre non ho visto, perché mi piace andare anche un po' sull'onda delle emozioni, capire le vostre cose. Vedo che Raffaele Di Loredo mi dice: io abitavo alla stazione e quella scritta l'ho letta centinaia di volte sulla fontanella a forma di torretta. Infatti, alla stazione di Narni, la poesia di D'Annunzio stava messa su una fontanella in marmo. E proprio questo Narni quel dorme in Santo Giovenale, l'urna del senatore Pietro Cesi, era l'emblema della nostra città, che in pratica veniva riportato addirittura anche la stazione ferroviaria, quindi era in transito o in attesa, se la poteva leggere con calma, anche adesso. Cioè, però è un po' nascosta tra le erbacce, quindi andrebbe magari ripulita e valorizzata un pochino meglio. Però se voi arrivate alla stazione ferroviaria di Narni, quando scendete troverete questa fontanella in cui è scritto, cioè il simbolo di Narni, che è il grifo. Voi sapete benissimo che è metà leone e metà aquila. Tra l'altro anche qui questa cosa ricorda proprio anche i libri delle cronache di Narnia, The Chronicle of Narnia. Tra l'altro vi annuncio che tra poco probabilmente ne sentirete riparlare molto diffusamente, perché è in fase di preparazione un nuovo film a livello mondiale, come quelli che già ci sono stati. Voi sapete che per ora hanno fatto tre film, ognuno dei quali ha incassato una cifra incredibile, quasi 1 miliardo di euro. 1,5 miliardi di euro hanno incassato questi. Perché noi pensiamo che questi film hanno avuto poco successo in Italia, ma in realtà è stato un successo mondiale, perché in tutto il mondo l'hanno visto. Questi film sono stati tradotti dalla Disney in tantissime lingue, e l'incasso del primo film, The Lion, the Witch and the Wardrobe, Il leone, la strega e l'armadio, ci ha avuto 800 milioni di dollari. Voi pensate, un film in Italia se incassa un milione di dollari, già ha fatto un successone. Questo film in Narnia ha incassato 800 milioni di dollari, quindi significa quasi 1.000 volte di più di un film di normale amministrazione italiana. Quindi è stato un successo mondiale. E gli altri, perché dopo c'è stato, ricordate Castellitto che ha fatto il secondo film, Il Principe Caspian, e poi c'è stato Il Viaggio del Veliero, ma ancora ce ne stanno altri quattro dei libri che devono essere riportati sul grande schermo. E questa volta io sto in contatto con il figlio di Lewis, dello scrittore che ha i diritti d'autore, e che sta contrattando la cosa con Netflix questa volta, che è una piattaforma digitale che molti di voi conosceranno, che permette di vedere film in streaming, in diretta sul televisore di casa con la smart TV, che adesso sta cambiando anche il modo di comunicare con il mondo. Io, grazie a questo contatto con gli americani, che ho ormai da più di 30 anni, io ho cominciato le prime dirette video. Anche sulle dirette video ci sarebbe molto da dire. Noi pensiamo che adesso fare la diretta video è la cosa più innovativa del mondo, ma in realtà è sempre un mezzo che uno a molti. Invece il bello sarebbe, come dice anche giustamente Raffaele, l'interazione, quindi fare un qualche cosa che permette di scambiare informazione tutti con tutti, quindi di crescere insieme e fare una comunità educata che si educa, come dicevano i dotti, con il metodo learn by doing, cioè imparare facendo. Tutte queste cose
negli anni, io ho avuto la fortuna e il piacere di scoprirle con queste organizzazioni internazionali che mi hanno permesso anche di girare il mondo. Io sono stato in America, sono stato in Giappone, sono stato in Russia, ho girato un po' e sono stato a contatto con le migliori menti informatiche che però rivolgono il loro lavoro al sociale e non al profitto delle singole aziende. Diciamo che siamo dei sognatori, siamo dei volontari di internet. Io in realtà lo faccio per volontariato, come lo fa per volontariato Raffaele. Cioè, a me piace condividere con la gente le nostre esperienze e anche se non ci guadagno niente, mi fa piacere condividere perché internet è condivisione. Questo è quello che non capiscono i nostri politici e le nostre vecchie gerarchie, è proprio questo, che mentre le strutture, la televisione è gerarchica, cioè in pratica c'è uno che parla e quell'altro che deve stare solo a sentire, internet permette a tutti di dire la sua idea. E l'idea, il bello è che un'idea più un'altra idea, se io do un'idea a te, non è che perdo la mia idea, ma raddoppio la potenzialità delle nostre idee. E questa è una cosa che sta alla base di internet, perché internet è condivisione e internet cambia anche il modo di pensare delle persone. Io per questo sono tanto appassionato di internet, perché credo che alla fine sarà l'unica forza che cambierà veramente il mondo. Cioè, il motto di Ayern, ve lo metto anche qui magari come punto di possibile approfondimento, se voi fate aiern.org, per esempio, entrate nel sito, il motto della nostra associazione, dell'Associazione Mondiale Aiern, è che connettere i giovani cambia il mondo, cioè mettere insieme i giovani e farli dialogare in internet cambierà il mondo. E poi dice: impara con tutto il mondo, non solamente con te stesso. Quindi scambia le informazioni con tutti e questo fatto cambierà il mondo. E in questo modo noi, per esempio, siamo tutti volontari e facciamo le Olimpiadi di internet in qualche modo. Cioè scambiamo informazioni con tutto il mondo per far crescere la consapevolezza di queste cose. E quindi diciamo c'è tanta informazione che può essere condivisa. Io spero che qualcuno di voi poi andrà a vedere questi link che lascio qui. E all'inizio, purtroppo è scritto in inglese, ma adesso diciamo che voi pensate che noi parlavamo già di cambiamenti climatici ai primi del 2000. Io sono stato a una conferenza a Kobe in Giappone in cui c'ero solo io la prestigiata, perché mi hanno invitato i giapponesi a portare due giovani di scuole italiane perché loro non hanno invitato i vecchi professori universitari o persone conosciute e quant'altro, hanno invitato due giovani 14enni che dovevano diventare ambasciatori per le nuove generazioni, perché hanno detto: inutile che invito un vecchio professore che ormai ha detto le cose che doveva dire. Se invito un ragazzo di 14 anni ha tutta la vita per dialogare con gli altri e condividere le esperienze che fa insieme a altri giovani nel mondo. Diciamo che vedo che Maria mi dice: passeremo la sera a leggere link. Mi scuso se ho bombardato con tutte quante queste cose, diciamo, però è talmente la voglia di condividere con voi queste informazioni che tante volte magari me ne passo pure perché è un momento di condivisione. Però una parola sola è per esempio Narnia.it. Se vi ricordate Narnia.it, dopo da lì con i vostri esempi e i vostri modi potete ritrovare tante informazioni sulle cose che sto dicendo adesso, per esempio. E un altro progetto che a me è particolarmente caro, e poi aiuto perché non ve la voglio fare troppo lunga, perché in questo periodo qui adesso capisco che non voglio abusare della vostra pazienza, è il progetto dei murales della pace. Cioè, un'altra bella cosa che abbiamo fatto con queste organizzazioni internazionali.
Dovete scendere in piazza, dovete andare dove? Maria Jezzi mi dice: Raffaele, io dobbiamo scendere in piazza. vediamo che cosa volete fare in piazza. Speriamo che sia buona, dai. E voglio chiudere questa chiacchierata con i Mulassi della Pace, che è una bella iniziativa, secondo me, che va condivisa, che in pratica mette insieme ragazzi di scuole di tutto il mondo per vivere lenzuoli di pace. Vedo che Raffaele è sempre buono nei miei confronti, mi dice che avremo modo di rivederle con calma le cose. E Maria Iez mi dice che ci piace scherzare, ma anche a me piace tanto scherzare. Non so se avete visto il messaggio di pace che ho lasciato per Pasqua e mi sono esibito con la chitarra con una canzone. Buona Pasqua a Pasqualino, che poi è anche molto simpatica. È stata la cosa che è piaciuta di più a tutti i narnesi. Io ho parlato tanto di tutte queste altre cose intellettuali e l'hanno capito poco. Però questa cosa particolare, Buona Pasqua a Pasqualino, è quella che ci ha avuto più mi piace, più link, diciamo, di tutte le altre cose che sto condividendo con voi. Comunque, ecco, quello che vi volevo dire è che questo è un altro bellissimo progetto che, tra l'altro, se non ci fossero state queste ultime avversità, avevamo già preparato un bel lavoro per fare per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Cioè, quindi in pratica noi per le Olimpiadi di Tokyo abbiamo fatto un progetto tra ragazzi nelle scuole di Malo, questa volta nel liceo Gandhi, con delle scuole di una città giapponese. E qui trovate qualche cosa di strano, che in pratica che ci ha permesso però di condividere per un anno, cioè il lenzuolo alla fine diventa un pretesto per far dialogare una scuola italiana con una scuola giapponese e scambiare informazioni di pace e di cultura tra i due mondi. Quindi adesso noi abbiamo una classe di ragazzi di Narniscalo che per un anno ha dialogato con ragazzi giapponesi, ha conosciuto una città che prima non conosceva nemmeno lontanamente, no? Che in pratica anch'io non mi ricordo bene nemmeno come si chiama, però fondamentalmente, ecco, si chiamava, sta vicino Saga, Otsu è la regione e Shiga è la città, che tutti questi nomi a noi non ci dicono niente, però se tu ci lavori con un anno con questi ragazzi, gli dici che cosa fanno tutti i giorni, gli dici come funziona la scuola in Giappone, loro imparano che in Italia c'hanno tutti quanti tempi diversi. Che cosa fanno, quali sono le festività, quali sono il folklore, quali sono le bellezze del territorio. E quindi c'è tutte queste informazioni che poi dopo diventano un lenzuolo. Se tu guardi il lenzuolo ti sembra solamente magari una cosa, noi abbiamo messo le bellezze italiane, Dante Alighieri, la pizza, gli antichi romani, il Ponte d'Augusto, la Cascata del Marmo, la Ferrari, e loro ci avevano messo i loro simboli che avevano piacere di condividere e la frase comune che ci aveva messo insieme era proteggiamo le nostre tradizioni e insieme possiamo fare tante cose. È carina anche l'idea che un vecchio libro e un cellulare che dialogo tra due mondi, tra Italia e Giappone, che quindi era l'idea molto bella che purtroppo con l'aver rimandato le Olimpiadi che appunto dovevano essere messe in campo ad agosto del 2020 non verranno viste, ma se no c'erano 200 lenzuola in rappresentanza di 200 nazioni e noi in questo caso avremmo rappresentato l'Italia con il nostro lenzuolo, che sarebbero state messe sugli stadi mentre c'erano le Olimpiadi sia dei normodotati che dei disabili. Quindi in realtà era un'operazione culturale che poi sarebbe stata vista in Giappone e nel mondo perché le televisioni sicuramente avrebbero ripreso anche queste cose. Ecco, di cose ne abbiamo dette molte, non so se avete delle domande, io lascerei questo ultimo breve periodo per vedo, ti assicuro che ne vale la pena, io ho vissuto a Narni 20 anni della mia gioventù.
e hai seminato molto, perché devo dire che ancora ti ricordano tanti. Ogni tanto persone che non conosco mi dicono: ah, ma quando c'era Raffaele facevamo tante belle cose con i Boy Scout, escursioni. Magari la prossima volta gli dico pure chi me l'ha detto da poco. Ogni tanto ti ricordano con tanto affetto, perché avevi seminato molto bene qui, come hai seminato molto bene in Abruzzo, in questi tuoi gruppi. Vincenza Bizzoni mi dice: ho un amico di Narni. Se vieni, vieni a incontrarci e vedrai che scoprirai non solo la Narni sotterranea, ma anche tutta una bellissima Narni che sta all'aperto e che potrà essere vista nel modo migliore da tutti voi. Vediamo se posso rispondere a qualcun altro. Vediamo se ci sono domande. Qui Antonio Battuglia mi saluta. Rita Petrucci, anche lei mi scrive delle cose che magari poi rispondo con calma. Vedo che siete in parecchi. Viduli, ho visto, ha fatto capolino nella nostra chat. Vi sapete che è un pezzo da 90, lui è un contestatore nato, però è anche molto simpatico. Raffaele lo conosce bene. Con lui avevamo anche programmato di venire a trovarvi proprio in questo periodo, però purtroppo a causa di questa forzata reclusione non potremo farlo, ma speriamo che prima o poi, appena i tempi lo permetteranno, il gemellaggio virtuale che stiamo continuando ad avere anche a distanza possa diventare. Vedo Raffaele che mi ringrazia e dice che io e mi dice: se andai in Giappone non vieni qua. Ragione. Però te lo prometto, guarda, sicuramente. Oh, Rosalia Bellinelli, una Narnese Doc che ci segue sempre anche all'Uni3, e vedo che con piacere ci dice: vedo che qui ha scritto un bel. Ciao amici dei Borghi, Rosalia Bellinelli è una persona impagabile, che tra l'altro ha fatto una bellissima raccolta di fotografie di Narni e Narni Scalo, che poi ha esposto anche al pubblico, facendoci ricordare Narni com'era e Narni com'è. Quindi ho apprezzato molto, e è sempre è ormai cittadina abruzzese, ha detto. Quindi diciamo, mi fa molto piacere avervi incontrato. Vado velocemente alla conclusione. Spero che possiamo incontrarci in altre occasioni, magari concordando con Raffaele la vostra disponibilità. Quindi non abuso oltre di questo contatto e vi ringrazio per la pazienza. Se avete ultime cose da dirmi al volo, se no, la chiudiamo qui. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, un abbraccio a tutti e un'arni.